Tra i canali YouTube Nintendo non siamo certi i più veloci nel portare contenuti. Molto spesso il desiderio di stare sul pezzo viene sovrastato da una serie di impegni personali o da una lunga programmazione di video ancora da terminare. Altre volte ancora il fatto di dover pubblicare un video a settimana ci preclude dalla possibilità di realizzare dei contenuti ragionati su argomenti recenti e ci obbliga a cercare un tema più semplice che ci consente di arrivare sabato mattina con il video per voi. Ma oggi non sarà così. L'argomento di cui tratteremo in questo video ci sta così tanto a cuore che non potevamo permetterci di parlarne in modo sbrigativo o, peggio ancora, di non parlarne proprio. Ragazzi, si parla di Hyrule Warriors, l'era della calamità, e ne parleremo con assoluta cognizione di causa, data la nostra passione per la saga di Zelda e per le centinaia e centinaia di ore sui capitoli della saga di Hyrule Warriors. E questo contenuto sarà utile a te, fan di Zelda Breath of the Wild, che ancora non riesci bene a comprendere la natura ludica di questo tanto atteso quanto isperato prequel, e a te, persona che conosce per sentito dire lo spin-off Warriors, ma che continua a reputarlo solo un titolo per giapponesi pieno di fanservice. Vi spiegheremo perché, a nostro avviso, questo prequel potrebbe essere uno dei titoli senza dubbio più interessanti e divertenti di questo 2020 di Nintendo. Ma prima di immergerci in questo viaggio, sigla! Molti di voi avranno sentito parlare di Hyrule Warriors, i guerrieri di Hyrule, sì. Quello spin-off graficamente così così in cui si utilizzano i personaggi della saga di Zelda e si affrontano battaglie assurde contro eserciti di migliaia e migliaia di nemici. Bah, roba da giapponesi. Quello non è Zelda in fin dei conti. D'altronde l'idea di una deriva così hack and slash di una serie come quella ideata da Shigeru Miyamoto, c'è da dirlo, fa un certo effetto. Il fatto è che come puro action basato sui combattimenti e l'arma bianca, il titolo sviluppato da Koei Tecmo e Omega Force vale pochetto. Ma non date la colpa a Zelda. Hyrule Warrior, come vuole far intendere il nome, è la commistione di due mondi. Quello di The Legend of Zelda, con i suoi personaggi, la sua lore, le sue musiche, i suoi nemici, e quello di Dynasty Warrior, con il suo gameplay. Conoscete Dynasty Warrior? Probabilmente sì, o forse no. Ma dato che noi stessi non lo conoscevamo prima di comprare Hyrule Warrior nel 2014 per Wii U, vi diamo un'infarinatura. Questa serie, di proprietà di Koei, nasce nel 1997, con un picchiaduro per la prima PlayStation. Avete capito bene, un normale picchiaduro sullo stile di Soul Calibur. Non si trattava di un brutto gioco, ma credeteci, non aveva nulla che spiccasse davvero nel panorama dell'epoca. Fu apprezzato abbastanza per l'ambientazione storicamente accurata. Era infatti ambientato nella Cina medievale, dove tre grandi famiglie si combattevano per il dominio totale del paese. Da questo momento in poi la serie Dynasty Warriors è ufficialmente morta. Il primo capitolo giapponese era chiamato Sangoku Muso, traducibile con i tre regni senza rivali. Tutti i seguiti che in occidente sono arrivati con il nome di Dynasty Warrior 2, 3, 4 e così via, fanno in realtà parte di una serie spin-off chiamata Shin Sangoku Muso, in cui la parola Shin, letteralmente autentico o vero, indica il cambio di genere, quindi sì. Il nostro Dynasty Warrior 2 è in realtà il loro Shin, Sagoku Muso 1, e da questo momento in poi la numerazione occidentale avrebbe sempre sfoggiato un numero in più. Il motivo è molto semplice. Se già un videogioco come Dynasty Warriors non ha fatto faville in territorio occidentale a fine degli anni 90, data la sua concezione particolarmente orientale e distante da noi, figuratevi quanto successo potrebbe aver avuto una saga spin-off di quella serie. Molto meglio continuare a chiamarla semplicemente Dynasty Warriors, così magari qualche fan del picchiaduro originale di Koei avrebbe comprato i titoli a prescindere, pensando si trattasse dei sequel in tutto e per tutto. E invece la serie Shin, a differenza del titolo canonico, era profondamente diversa, soprattutto per quanto riguarda il suo gameplay. Se Sangoku Muso è di fatto un semplice picchiaduro con armi, gli spin-off sono i capostipiti di un nuovo sottogenere dell'action, dell'hack and slash e della strategia in tempo reale. Ed ecco a voi da dove deriva il termine usato per indicarlo, Muso. La parola, tradotta letteralmente, significa colui che non ha rivali, e ben si sposa con il concetto alla base di questi titoli. Questo particolare stile di gioco, che evolve dall'action hack and slash, propone un gameplay in cui il giocatore sceglie un personaggio e lo segue nelle sue missioni, solitamente battaglie storiche, contro soldati nemici o particolari antagonisti. Questo personaggio, solitamente un generale dell'esercito, è costretto a combattere simultaneamente contro decine,
talvolta centinaia di avversari, incorporando nell'azione di gioco anche vari elementi tipici degli strategici in tempo reale. Quindi diventa preponderante non tanto la componente action nuda e cruda, bensì la gestione intelligente della mappa di gioco. Difendere questo o l'altro presidio, compiere questa o quell'altra incursione, difendere questo o quell'altro guerriero per evitare che il territorio che abbiamo faticosamente conquistato cada di nuovo nelle mani dell'avversario. Con un personaggio così potente, in grado di sbaragliare eserciti ben forniti e di far fuori mostri colossali, credeteci se vi diciamo che il vero nemico di questo genere è il tempo. Tic tac, la lancetta che scorre inesorabile, che vi mette l'ansia di non riuscire a fare tutto e che vi obbliga a compiere delle scelte. Ad esempio, quali territori conquistare prima? Se ve lo mettiamo da questo punto di vista, capirete quanto questo genere sia più vicino allo strategico che all'action. E capite perché da noi in Occidente continui ad essere sempre confuso per un hack and slash fatto male? Certo, c'è da dire che non tutti i titoli di Koei hanno brillato per il loro combat system. Combo elementari da eseguire con due tasti, mosse speciali, tutte uguali da attivare con un singolo tasto, skill e potenziamenti che rendono ancora più semplice sconfiggere i nemici. E poi questi soldatini che continuano a spawnare all'impazzata e che non fanno altro che far lievitare in modo spropositato il numero delle uccisioni del nostro eroe, pura carne da macello. E non è del tutto sbagliato dire che in questi giochi si può quasi procedere premendo un solo tasto per eseguire le combo. Poi però arriva il boss, ed ecco che le cose si complicano. Ma niente paura, basta attendere che il boss faccia la sua combo micidiale, possibilmente non in faccia a noi, colpirlo una o due volte quando è stremato per riempire il suo indicatore del punto debole, e il gioco è fatto. Insomma, detto così, sembra davvero un action da due soldi, tutto fumo e poco arrosto. E se commettiamo l'errore di considerare questo titolo un action, beh, le cose stanno effettivamente così. La verità è che la serie Dynasty in Giappone ha avuto un successo enorme. Si tratta della serie di punta di Koei Tecmo, capace di vendere 12 milioni di copie con i capitoli che vanno dal 2000 al 2011. Quindi non c'è da stupirsi se la formula ha iniziato ad essere utilizzata per gli adattamenti videoludici di storie dei classici dello shonen, come Ken il Guerriero o One Piece con la serie Pirate Warriors. Anche la famosa serie di JRPG Dragon Quest è stata musoizzata, con i due capitoli di Dragon Quest Heroes. Insomma, la formula ammazza nemici fino allo sfinimento, che ben si adattava ai protagonisti degli shonen, continuava a macinare successo nel paese del sollevante. Ma qui, in Occidente, salvo gli appassionati, il genere sembrava essere destinato a non entrare mai nel mercato con la stessa prepotenza della sua controparte giapponese. O almeno, così sembrava. Pubblicato a settembre 2014 da Koei Tecmo e sviluppato da Omega Force e da Team Ninja, due team di sviluppo per l'appunto interni a Koei, arriva nei mercati occidentali Hyrule Warriors, spin-off Musou della saga dell'eroe Link che dava la libertà di impersonare tutti i più famosi eroi, e non, del regno di Hyrule. Mio Dio! Penso che tutti i fan della saga rimasero folgorati all'epoca, noi compresi. Si trattava del primo Zelda in HD, dopo il remake di Wind Waker uscito l'anno prima, con battaglie assurde, nemici infiniti, ma soprattutto un sacco ma un sacco di fanservice. Le musiche riarrangiate, il design degli scenari che si ispirava ai giochi principali, le skill e le combo degli eroi di Hyrule, tutto strizzava l'occhio ai fan della saga. Era un modo diverso di vedere e di intendere Zelda. Non più un action adventure con enigmi da risolvere, ma un action strategico con una marcata componente hack and slash. Insomma, un vero e proprio Musou. Solo che all'epoca non sapevamo che fosse tale. Ci è voluto davvero molto poco per innamorarci di questo gioco. La trama, del tutto originale per questo titolo, con personaggi creati per l'occasione, non ci ha mai fatto impazzire, anzi. Un intreccio un po' raffazzonato, con l'unico scopo di far visitare tutte le location ricreate dagli sviluppatori e di far utilizzare tutti i personaggi e provare almeno una volta le loro combo. La solita solfa dello scontro tra bene e il male, l'assenza di doppiaggio di ogni personaggio, se non i classici versetti, e scene di intermezzo carine ma tutt'altro che esaltanti. Ciò che invece ci ha fatto innamorare del titolo è stato, stranamente, il gameplay. Ci è voluto un po' affinché lo comprendessimo a fondo, ma tra scontri lunghi e sudati con i boss, corse a perdifiato per la mappa di gioco e tanti, troppi, poveri boblins sterminati, abbiamo dedicato davvero un sacco di ore a questo gioco così atipico. E ancora adesso ci stiamo giocando, su Switch, con la Definitive Edition. Prima di continuare però è importante sottolineare una cosa: non ci saremmo mai divertiti così tanto con un gioco Musou se 1. Non ci fossero stati dei personaggi che già conoscevamo e adoravamo, e 2. Se non ci fosse stato il multiplayer locale. Esattamente, a nostro avviso la vera forza di questo titolo spin-off sta proprio nella possibilità di dividere lo schermo
e affrontare le battaglie in compagnia di un cazzo di amico. Dividersi gli incarichi, aiutarsi a sconfiggere i boss, collaborare per realizzare un certo numero di KO, offre un arricchimento non da poco all'esperienza di gioco. Ogni giocatore si affeziona ai personaggi che più utilizza, ogni giocatore si specializza in qualcosa e nel mentre si cerca di raggiungere un obiettivo comune, ossia potenziare quanto più possibile ogni singolo eroe. E credeteci, livellare ognuno dei 29 personaggi della Definitive Edition, cercando al contempo di potenziare il più possibile il suo skill tree e di sbloccare le sue armi livello 4 e 4+ nella modalità avventura, è un'attività che può rubarvi tra le 300 e le 400 ore di gioco. Hyrule Warrior è un gioco davvero ricco di contenuti e citazioni e ogni fan di Zelda dovrebbe provarlo almeno una volta prima di giudicarlo. Può però non piacere, assolutamente, e soprattutto può venire a noia molto presto. Noi stessi probabilmente non avremmo mai giocato per così tante ore se non esistesse il multiplayer già citato. Ma c'è anche da dire che non è un titolo fatto male, semplicemente presenta molti difetti e lacune che purtroppo il genere Musou si porta dietro da anni. Ecco perché l'annuncio di Hyrule Warriors, l'era della calamità, ci ha impressionati così tanto. Perché per quel poco che si è visto, il gioco sembra aggiungere degli elementi così interessanti che potrebbe finalmente aver risolto il problema del combat system da 4 soldi. Ma andiamo con ordine. L'8 settembre, a sorpresa, Nintendo carica un video sul suo canale YouTube in cui viene annunciato un nuovo capitolo della serie Hyrule Warriors. A differenza della collection dei Super Mario 3D, questo titolo non è stato preceduto da alcun tipo di leak, dunque nessuno poteva aspettarselo. Noi stessi, grandi fan di Hyrule Warriors, ci aspettavamo che la serie non sarebbe mai più tornata, se non con un secondo capitolo a distanza di parecchi anni. Fine. Non avevamo alcun tipo di aspettativa. E invece, non solo una saga che abbiamo amato così tanto è tornata, ma addirittura era diventata parte di qualcosa di grosso. Molto grosso. Quante volte vi abbiamo parlato di Breath of the Wild? Tante, forse troppe. Un titolo che ha saputo davvero conquistarci, regalandoci centinaia di ore di divertimento e di esperienze indimenticabili. Non privo di difetti ovviamente, ma così ricco e completo che ci è difficile non considerarlo un capolavoro. Più volte è capitato, parlando tra di noi, dell'aspetto narrativo di Breath of the Wild, di porre l'accento su come, a tutti gli effetti, la vera trama di questo gioco avvenga solo ed esclusivamente nel passato, tramite l'espediente dei flashback. L'avventura di Link avviene prevalentemente in solitaria, in un lungo viaggio dedito alla scoperta e allo scontro contro la calamità Ganon, nelle sue molteplici forme. Insomma, non so voi, ma ci è capitato più volte di discutere su quanto ci piacerebbe esplorare la Hyrule di 100 anni fa, più volte citata nel gioco originale. Di come gradiremmo combattere a tutti gli effetti a fianco dei quattro campioni e di quanto sarebbe entusiasmante vedere da vicino il mondo di gioco prima che cada in rovina. Di vivere quella stessa storia dei flashback nel presente. Insomma, direi che siamo stati accontentati. Di certo non ci aspettavamo che il prequel di Breath of the Wild avrebbe avuto la formula di un Hyrule Warrior, però nel momento in cui abbiamo potuto osservare il trailer ci siamo resi conto di quanto questo genere di gameplay potesse ben sposarsi con una storia di questo tipo. Pensateci, l'avventura solitaria di Link e il classico gameplay di Zelda si sarebbero sposati davvero male con la guerra tra i mostri mandati dalla calamità e i protettori di Hyrule. In questi antefatti c'è davvero poco spazio per l'esplorazione, la scoperta o la risoluzione di grandi e pericolosi dungeon. Si tratta di una vera e propria guerra, un conflitto che ha portato agli esiti che già conosciamo avendo giocato a Breath of the Wild. E se la regia e la scrittura si attesteranno sul livello del gioco principale, aspettatevi un vero e proprio gioiellino narrativo. Le possibilità sono enormi, le scene drammatiche ci sono e lo stesso epilogo di questo gioco dovrebbe essere particolarmente intenso e ricco di pathos. È vero, l'intreccio di Breath of the Wild non brilla certo di originalità ed è forse ancora più lineare di quello di molti altri Zelda. Tuttavia è innegabile che la narrativa sia davvero coinvolgente e che in questo gioco più che mai i personaggi sembrino uscire dallo schermo grazie al livello della caratterizzazione emerso dalle poche cutscene alle quali abbiamo potuto assistere. Ma al di là del comparto narrativo, la cosa che più di tutte ci ha impressionati è il gameplay. Ciò che abbiamo visto nel trailer ci fa sperare davvero bene e ci dà l'idea che la componente action abbia trovato finalmente l'importanza che si meritava in un Musou.
schivate perfette, l'uso dei poteri della tavoletta Sheikah per immobilizzare i boss, attacchi e combo che si adattano al tipo di nemico affrontato, sono solo un piccolo tassello che può davvero rendere gli scontri finalmente più interessanti e coinvolgenti. Se a questo aggiungiamo la possibilità di eseguire i parry, non annunciata tuttora ma cosa che ci auguriamo sia possibile almeno con alcuni personaggi, potremmo davvero essere di fronte a un Musou con un ottimo combat system. Insomma, quello che abbiamo visto nella presentazione è davvero interessante. Finalmente potremo avere tra le mani un titolo sbaraglia eserciti che ha il coraggio di abbandonare la stessa formula di gameplay iterata in continuazione da Koei Tecmo e che trova la sua forza non solo nella componente strategica e nel fanservice, ma soprattutto nell'essere un action divertente e stratificato. Questo, perlomeno, è quello che noi ci aspettiamo, che come Breath of the Wild ha saputo reinventare la saga di The Legend of Zelda, l'era della calamità possa rendere finalmente giustizia alla serie Hyrule Warriors e ai Musou in generale. E soprattutto, l'idea che Koei abbia lavorato a stretto contatto con il team di Breath of the Wild per questo gioco ci fa davvero sperare bene per il primo Hyrule Warriors canonico a tutti gli effetti. Certo, abbiamo anche delle forti perplessità per quanto riguarda questo progetto. Il mondo di Breath of the Wild è talmente vasto che creare delle mappe squadrate in stile Dynasty Warriors con le texture dei posti più interessanti del Game of the Year 2017, non sarebbe affatto esaltante e neanche troppo coinvolgente. Allo stesso modo, il comparto tecnico si è sembrato davvero ottimo, soprattutto se confrontato con quello del primo Hyrule Warriors, ma ci auguriamo che si siano presi il loro tempo per riuscire a ottimizzare il motore di gioco e per far combattere in maniera credibile centinaia e centinaia di nemici a schermo senza cali di framerate evidenti. E se pensiamo al bosco Korogu di Breath of the Wild, scusateci, ma riteniamo più che legittima questa perplessità. Infine, temiamo che la scarsità di nemici già presente in Breath of the Wild possa costituire un forte limite per questo capitolo, con una serie di boss iterati fino allo sfinimento. Anche lo scarso numero di personaggi giocabili è un timore che abbiamo. D'altronde sono pochi i personaggi che possono effettivamente combattere in questo capitolo, se pensiamo alla trama del gioco originale. Però è anche vero che se ognuno di questi PG giocabili fosse realizzato con una cura maniacale e avesse la possibilità di sferrare molte più combo o attacchi diversificati in base al contesto, sarebbe tutta un'altra storia. Insomma, di perplessità ce ne sono e non poche, tuttavia continuiamo a nutrire una grandissima fiducia nei confronti di Koei Tecmo e di Nintendo, e siamo abbastanza sicuri che questo prequel non deluderà affatto le aspettative di coloro che, come noi, aspettavano un nuovo pretesto per immergersi nella bellissima Hyrule di Breath of the Wild. Devo proteggere tutti quanti! Oh ragazzi, finalmente abbiamo finito, è stato un progetto davvero lungo che ci ha richiesto un bel po' di lavoro, però volevamo assolutamente parlarvi di Hyrule Warriors l'era della calamità, perché questa serie è una tra le nostre preferite, ci giochiamo tutti sabati sera, vero ragazzi? Assolutamente sì, signor capitano. Noi vi ricordiamo di lasciare un bel like, di commentare, di... Vero ragazzi, almeno assolutamente sì. Assolutamente sì, dico. Ho detto vero ragazzi, dai. Assolutamente. Porco... Va benissimo quello. Quindi devo dire assolutamente sì. Assolutamente sì, signor capitano. Noi vi ricordiamo di lasciare un bel mi piace, di commentare e di iscrivervi al canale abilitando la campanella delle notifiche. In descrizione trovate tutti i nostri social e tanti link utili tipo Telegram, che è alla fin fine un nostro social. Quindi... E quindi ragazzi, ha detto praticamente tutto Poppy, noi ci rivediamo in un prossimo video puntuali ogni sabato alle 14.30. E lasciamo salutare a Bordi. No, Bordi non saluta, ok. È bellissimo! No, Bordi saluta. Vuoi dire ciao? Ciao! No, Bordi dice... Aspetta, no. Ok, c'era qualcosa che dovevo dire, non mi ricordo, aspetta, mi dovrei essere puntato qualcosa. Ah, sì! Ciao!